Buongiorno bestiacce immonde, innanzitutto grazie, grazie, grazie perché siamo arrivati a 4.000 iscritti. Incredibile, 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 non l'avrei mai detto. Quindi grazie, grazie a tutti. Se non mi siete ancora iscritti è il momento giusto per farlo. Cliccate sul bottone iscriviti e per voi è un piccolo gesto, per me significa moltissimo, quindi vai così. Sono molto indeciso sull'esca che fare oggi, quindi ora ci penserò 5 minuti e ritorno da voi. Dovete sapere che ho fatto un bellissimo ordine da antichità bel sito e mi sono arrivati due prodotti che volevo tantissimo. Tra i quali gomma siliconica HTR, che significa High Temperature Resistance, mortacci, e la BL30, che invece è una gomma siliconica. La cosa figa di questa gomma è che catalizza in circa 2 ore, che è molto molto meno di quello a cui sono abituato, ovvero 24 ore. Ho riflettuto tipo 10 minuti su cosa fare e alla fine sono arrivato alla conclusione che voglio costruire uno stampo. Credo che costruirò dei mini lipless, così domani li vado a provare al laghetto, dato che finalmente siamo zona gialla! Da domani zona gialla, ragazzi! Sapete che vuol dire? Che posso tornare a pesca al mare, al lago, dove voglio, senza problemi. E mi è scaduta la licenza del lago, quindi posso andare al mare o al laghetto. Devo rinnovarla. Quindi, cioè, più che andare al lago, fare un lancio e collaudare l'esca non funziona, non posso effettivamente pescare. Per cui, siccome il mare, sai cosa? Non faccio in tempo a fare i jig per questa settimana. E poi vorrei prendere un pesce. Raga, sento un pesce nella canna da novembre, sto impazzendo, non vi potete immaginare che brutta sensazione. Voglio prendere un pesce, forse il laghetto delle trote può darmi questa soddisfazione. Io direi di metterci subito al lavoro e iniziare a costruire il nostro lipless in legno, da poi stampare e fare in resina. Ne voglio fare un po'. Vediamo se ci riesco. Zora? Era tornato Lollo. Per chi non sapesse chi è Lollo, è lui. Vabbè, direi che è arrivato il momento di darci da fare. Sigla! Com'era questa sigla? Io ancora non lo so come sarà, perché è una cosa che poi faccio lì per lì un po' a caso. Ciao! Mi è venuta la brillante idea di mettere il cavalletto sul tavolo per riprendere, per avere ripresa doppia col telefono, e ci è attaccato questo coso, è caduto e si è spaccato. Non so come si è rotto questo, il telefono si è salvato. L'importante è quello. Ah, mi sono appena ricordato che ho questo, che è un portatelefono di quelli per la macchina. Magari posso. Oh, come si apre piano piano. Oh. Ma sai che faccio? L'attacco al cavalletto con lo scotch. In qualche modo dovrebbe funzionare. Speriamo. Altissimi livelli di videomaking. Mamma mia, che roba, ma che ne sapete voi? Forse è anche troppo grande così. Posso fare di meglio. Posso farlo ancora più piccolo. È molto piccolo, raga. È veramente molto piccolo. Credo che farò una fotocopia. Torno subito. Un po' grezza ancora, diamogli una aggiustata sulla levigatrice. Bene, già un pochino meglio. Qua sotto è ancora un po' grezza, ora la sistemo con della carta vetrata a mano. Prima di andare in qualunque modo avanti, preferisco fare un buchino per gli occhi, passante, in modo che viene simmetrico. Non è stato affatto semplice, mamma mia. È un po' cicciotto, però mi piace così. Però sembrerebbe simmetrico. Ok, questa sarà la nostra forma finale, che però va ora decorata e intagliata. Carina, no? Ora ripulisco un po' i tagli che sono un pochino sporchi.
Bene, andiamo a fare i buchetti per gli occhi. Voilà, occhietti fatti. Ok, la dichiaro perfettamente impermeabilizzata. I dettagli escono fuori molto di più, tra l'altro. Quando tu lo impermeabilizzi, guarda come si vede meglio. Molto più carino, no? A questo punto dovrò fare una finta armatura, che sarà poi l'alloggio degli occhielli nella futura esca. Penso che metterò un occhiello qui al centro e un occhiello qua sopra. Ora decido bene dove. Ora vado a tagliare questi occhiellini, li faccio corti corti, tanto non dovranno essere portanti. Serviranno solo come indicazione per su dove mettere l'armatura poi, quando andrò a fare gli stampi. Spero con tutto me stesso che questa cosa funzioni, perché forse l'ho messo un po' troppo indietro questo, però vabbè, poi negli stampi potrò sempre cambiarlo, non è un problema. Speriamo, incrociamo le dita. Prendiamo un pezzaccio di DAS. Ok, cerchiamo un attimo di capire come funziona questo silicone perché non l'ho mai usato. Oh mio Dio, che godure, raga. Oh, che bello, che bella sensazione. Non so perché, non me l'aspettavo blu. Istruzioni per l'uso: rapporto di miscelazione, catalizzatore 5% in peso, tempo di lavorabilità 15 minuti, pochissimo. Tempo di sformabilità 2 ore circa. La cosa bella del BL30 è che si sforma in 2 ore, che è veramente poco, secondo me. Madonna, raga, che precisione, ce l'ho fatto preciso al bordo proprio. Mamma mia, ma come me chiama? Me lo porto su a casa che fa più caldo e catalizza prima col caldo. Spero di riuscire a stampare almeno un paio di dipless entro stasera perché domattina li voglio andare a collaudare. Ci sarà da attendere un paio d'ore che si catalizza. Nel frattempo vado a farmi una passeggiata con la mia ragazza a Civita di Bagnoregio, che sta letteralmente a 3 km da qui. E soprattutto vado a fare la cosa che mi piace di più al mondo, mangiare. Bella! Molto benissimo, sono passate circa 2 ore e mezza, quasi 3 ore. E lo stampo si è seccato completamente. Questo BL30 è fantastico. Questo è il lato in plastilina, anzi in DAS. E lo stacchiamo. Faccio vedere cosa sta facendo. Ah, forse conviene che stacco tutto. Che la prima metà del calco è fatta. Prepariamo la seconda metà sperando di riuscire a fare in tempo per domani. Rimuovo ogni particella di DAS perché questa è veramente importante, resterebbe impresso per sempre nel silicone. Il distaccante può essere sostituito da vasellina o crema per le mani, però io non ce l'ho, quindi uso il distaccante fatto apposta, che però molti dicono che funziona peggio della crema per le mani, vabbè. Ehi! Va bene! Lo sapevo. Livia mi tradisce con Giulio.
E quindi aspetteremo. Aspetteremo, berremo un po' di tè. Chissà se è ancora caldo, l'ho fatto stamattina alle 8. È bollente, raga, ma a me sto termos è una bomba, ve lo consiglio. Vi metto il link pure del termos in descrizione. Mi voglio nominare oggi. Non potete capire quanto sono impaziente di vedere questo stampo concluso. Anche perché domattina lo voglio andare a provare. Non esiste. Non esiste che rimando. A dopo, raga! 3 hours later. Perfetto. Allora, in questo momento purtroppo non stavo inquadrando, ma ho macchiato di nero i bordini del buco per segnare le linee e farlo simmetrico nell'altra metà, con dell'acrilico semplicemente. E anche qui, ragazzi, ero completamente esausto e non ci stavo capendo più niente con le inquadrature, ma quello che ho fatto è creare un'armatura e successivamente buttare dentro un po' di palline di piombo. Tutto quello che sto facendo adesso e tutto l'occorrente che vi serve per fare questa procedura la potete vedere nel mio video in cui creo il mio primo stampo in silicone. Lì spiego veramente nel dettaglio come si fanno queste cose. Mi sembrava abbastanza futile farlo di nuovo. Non fate caso al rumore, abbiamo una CNC che sta lavorando come una matta oggi. Vediamo com'è venuta sta schifezza, no? Ah, non male. Non male. L'unico difetto di questo primo stampo che posso notare è che ha un buco palese sulla punta del naso, ma si può risolvere innanzitutto limandolo e poi comunque metterò uno sfiato per l'aria davanti. Un grammo e sei. Squaminator colpisce ancora. Allora, volevo mettere la resina epossidica, però non farei mai in tempo ad andare a pesca domani. Quindi metterò il solito top coat, che abbiamo visto già in parecchi video, che è un gel UV, si asciuga con una lampada UV. È meno resistente della resina epossidica, quindi lo consiglio come sostitutivo. Però è ottimo se tu vuoi fare dei collaudi, delle esche. Se vuoi usarle subito, questo è il top. È il top coat, perché è veloce. Però non è resistente come la resina epossidica, assolutamente. A livello estetico compete con la resina perché è veramente bello, crea un lucido perfetto, però a livello funzionale no. Ma sta diluviando, porca miseria, non era prevista pioggia.
Maledizione, questo compromette tutti i piani. Tutto, compromette tutto. Mi sta lasciando lo spiedo assolutamente, sta cominciando a gocciolare tutto. A questo punto entra in gioco il nostro solito amicone, niente poco di meno che il lampadone solare anni 90. Oh yes! E 3, 2, 1, via! Sono passati un paio di giorni perché alla fine è diluviato tutta domenica, quindi non sono potuto andare a pesca. E lunedì il laghetto è chiuso, quindi domani andrò, vediamo che succede. Nel frattempo ho provato le tresche che ho fatto l'altra sera nel lavandino e nuotavano veramente male. Un po' deluso, un po' amareggiato da questa cosa, ho deciso di non buttarmi giù, spegnere la telecamera tutto il giorno e concentrarmi tutto ieri a costruire tantissime esche. Ne ho fatte veramente una montagna. Queste sono solo alcune, ce ne sono anche altre di là, insomma, ne ho fatte tipo 15, mi pare, in tutto. È stata quindi una giornata molto impegnativa, ma ne è valsa la pena perché alla fine sono arrivato alla soluzione. La soluzione è: questa è l'unica che nuota bene per davvero, perché ho trovato che il problema principale è nei gancetti, quindi non posso mettere il gancetto qua, lo devo mettere sotto verticale e il peso va tutto in punta. Questa già dal lavandino si capisce che nuota bene, probabilmente è l'unica che davvero nuoterà bene, ma questo lo capiremo solo domani al laghetto. Non le ho verniciate, quindi sono tutte color resina, perché mi si è rotto l'aerografo. Sto aspettando che mi arrivi il pezzo di ricambio, arriverà credo martedì. Non resta altro che andare domani al laghetto e vedere se oltre che essere soddisfatto dal punto di vista estetico, sarò soddisfatto anche dal punto di vista delle catture. Non ho molto altro da aggiungere, ci vediamo in acqua. In realtà sono intrappolato perché non posso fare questa cosa perché sono tutto circondato da bambù. È una sorta di giardino di meditazione bambù. Non è bellissimo? A domani, ciao! Purtroppo ho perso il power bank, quindi riuscirò a registrare finché la batteria della GoPro ce lo permetterà, ahimè. Questi li appoggio qui e facciamo subito il test del nuoto. Questo è l'ultimo che ho fatto. E nuota veramente molto bene. Proviamo questa che è il mio colore preferito. Questa nuota veramente male. Ma, vabbè. Scusate, ma di là si può pescare se non trattieni? C'è scritto riservato no kill, non so. Magari vado a chiedere sopra. Andiamo a chiedere. Raga, ottime notizie. A quanto pare i laghi Albatros hanno deciso di dedicare una metà del laghetto delle Trote alla pesca trottaria e l'altra metà a chi invece se le porta via, insomma. Per cui Albatros è ufficialmente un laghetto trottaria e questa è veramente una bella notizia. Dai. Ok, ora sono dal lato giusto del laghetto, non avevo capito niente. Bisogna festeggiare scappottando, precisamente lì. Ma vai, fantastica. Vieni qua. Secondo lancio. Madonna, raga, come bucano già. Ok, sono ufficialmente appassionato a quest'esca. Rilascio sicuramente non si è visto perché ho visto che mi era finita la borsa davanti alla GoPro, ma abbiamo preso il primo pesce! La cosa buffa è che l'ho preso con un'esca non verniciata. Questo ci dimostra quanto siano importanti i colori delle esche. Ho fatto fare un passo un po' giù ed è subito arrivata la sorpresina. Che
che tra l'altro ho visto l'attacco in diretta perché l'acqua è veramente molto trasparente. Ho notato che sono molto incuriosite dal quando affonda e gli dai uno strattoncino, loro si avvicinano sempre a controllare. Proviamo agli angoletti, vediamo che succede. Provo a lanciare un po' più in qua. È stato molto bello sentire un pesce in canna dopo tanto tempo. Un'altra toccata. Gli piace. Non c'è dubbio che questo Lipless gli piaccia. Anzi, già che sono attive, voglio fare un giro col bottom. Il fantastico bottom. Cerchiamo di battezzarla subito, questo fantastico laghetto. Ah, tu sei interessata, eh? Tieni, te lo dico in faccia. Puoi mangiarlo se vuoi. Prima assaggiata. Ok, ragazzi, sono super interessati al bottom knock. Un altro inseguimento. E una mangiata. Vai, eccola! E finalmente abbiamo battezzato anche il bottom knock. No, no! No, se l'è portato via. La vedo ancora. No, raga, che rosicata. Voglio piangere. Non so come possa essere successo. Dannazione. Ho capito il motivo. Se ne è attorcigliato il filo sopra il cimino. E se n'è andato col mio bottom knock in bocca. Ah, che odio. Che nervoso. Eccola. Eccola qua. Piccolina. Olè. Ragazzi, questi Lipless sono assurdi. Ci ho fatto davvero pochi lanci. Un'altra mangiata a vuoto. Vai, vai, vai. Colannaggia. Tre toccate dalla stessa trota. Uillala. Che bella mangiata. Vieni qua. Olè. Ne siamo già? Boh, quattro pesci? Incluso quello del bottom knock swimmer. Perché riesco a slamarla? Eppure l'ardiglione l'ho schiacciato molto bene stavolta. Ah, ecco, infatti. Vai, piccola figlia dell'estate. E informa le altre che i Lipless sono buoni da mangiare. Di una cavolata. Ti do 5 euro. Vai. Che bella che era questa. Va bene, facciamo un giretto a spoon. Dai che lo so che ti piace questo spoon. Eccola. Bella. Questo spoon in questo laghetto è una sorta di certezza. Ma non l'ha ingoiato. Esci, esci. Mi è volato il cimino. Speriamo non si sia rotto niente. Sembrerebbe a posto. Che idiota. Illala, qua sotto. Piccolina. Inseguita da una più grande. Guarda che roba. Olè. Mamma ragazzi, oggi proprio mi sto rifacendo di mesi di frustrazione. Bello.
È partita. Wow. Quanto sono forti queste trote, non è grandissima, eh? Quanto tira, incredibile. Wow. Bella padellina. Diamo un'altra chance anche al finto Idram. Subito una cacciata. Guardate se oggi non mi dà soddisfazioni pure lui, eh. Fino a poco fa stavano belle attive, mo'. Ed eccoci qua di nuovo nel bambù. Abbiamo collaudato le esche, confermo che solo una funzionava, esattamente quella che dicevo io. La cosa buona è che adesso so perfettamente come farle e per le prossime volte potrò prepararmene delle altre. Ma la cosa più figa purtroppo ve la siete persa perché si è scaricata la GoPro sul più bello. Ho sgamato una pescata veramente clamorosa. Praticamente ho recuperato un piccolo vermetto di legno che c'avevo nella cassetta degli artificiali da tipo un anno, che l'ho costruito l'anno scorso quando stavo in quarantena perché c'era un fiume che mi passava dentro al giardino di casa praticamente. Ho provato a fare qualche lancetto, non ha boccato niente ovviamente. Ma ieri ho capito come usarlo, è che sbagliavo. La cosa figa è che a trottare non si possono usare vermi neanche di silicone, non si possono usare esche di gomma, non si possono usare vermi veri, quindi. Però il verme di legno sì, perché è di legno. Quindi l'ho montato, mi sono messo a pescare col vermilegno e non funzionava. L'ho montato una piccola bombarda, tipo da 3 grammi. L'ho lanciato, è arrivato lontanissimo, perché il problema è che non riuscivo a lanciarlo. Quindi ho avuto botte fortissime in canna. E questo vermetto, ma veloce, è tipo tum 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 tum. Tu lo vedi, quando nuotava faceva così in acqua, tutto un movimento completamente random. Appena l'ho lanciato, mi sono accorto che due o tre trote si sono avvicinate e lo seguivo, cioè facevano tipo, capito, il movimento 6 quando vanno in frenesia che cercano e lo fissavano e gli nuotavano intorno. Una ha attaccato e l'ha mancato. Ho detto, ok ragazzi, qua sta succedendo qualcosa. E considerate che non prendevo niente da circa 2 ore e tutti quelli intorno a me non prendeva niente, nessuno. Uno addirittura se n'è andato perché poi oggi non mangiano su niente. Gli abbiamo lanciato di tutto, solo su quest'esca mangiavano. Solo su quest'esca, una camoletta di legno, mi metto la foto qua. Al secondo lancio è arrivata subito la soddisfazione perché ho lanciato lontanissimo e sono tutte, cioè si è visto proprio che sono un attimo impazzite. E dopo si sono messe tutte dietro e vedevo la scia del pesce. E praticamente hanno fatto, cioè mi facevano le cacciate a top water, le sbollate come i bass, come quando vai a VTD, capito? Tutte cacciate in continuazione perché poi l'esca è piccolissima, non affonda. Quindi mentre davo le botte, vedi questa esca che schizzava a galla e loro che cacciavano così impazzite completamente. Le ho mandate totalmente in frenesia. Quindi da lì in poi ne ho prese 5 i primi 10 minuti, poi hanno un po' rallentato. E ne ho preso un'altra. Ciao pecora. La pecora della vicina mi ha salutato, giustamente siamo amici. Per cui quelli sono stati gli ultimi 20 minuti di pesca. Poi sono dovuto andare via perché avevo finito il turno. Ma quanto mi sono divertito, raga, non vi immaginate. È stato veramente bello, bello, bello. Divertente anche con questi, ne ho presi parecchie. Ma con quello, infatti gli dedicherò il prossimo video. Volevo fare un altro video questa settimana, ma mi sa tanto che gli tocca quest'altra cosa invece. Per cui ragazze e ragazze adorabili, è arrivato il momento di salutarci. Vi ricordo che in descrizione ho aggiunto il link per le donazioni e per la wishlist di Amazon. Quindi se volete supportare il canale è il posto giusto dove recarsi e fidatevi che le donazioni e la wishlist aiutano veramente tanto il canale. È l'unico modo che ho di andare avanti, dato che faccio tutto questo per passione, non è assolutamente il mio lavoro, non vendo le esche, quindi è proprio questo. Quindi signore e signori, iscrivetevi al mio canale che vedete qui tra le mie dita, fatemi sapere cosa vorreste vedere nei prossimi video, se avete delle idee per delle esche, e ci vediamo giovedì prossimo. Ciao.